Vivere. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33. Rieccoci come promesso in studio con il nostro magazine. Ci occupiamo del rapporto annuale sull'attività economica in regione stilato da Banca Italia e presentata prima a Trento e oggi anche alla LUB di Bolzano. Un dato è certo, siamo in fase di ripresa. Più in Alto Adige che in Trentino si può guardare al futuro economico con un certo ottimismo, anche se con le dovute cautele. Lo tsunami della crisi ha sicuramente in parte risparmiato realtà del bel paese più solide rispetto alle altre, come la nostra regione. Il quadro che scaturisce dal rapporto sull'economia delle province autonome di Trento e di Bolzano stilato dalla Banca d'Italia non è più desolante come un tempo e già questa è sicuramente una notizia positiva. Cifre alla mano, l'attività economica in Trentino Alto Adige ha ristagnato, il prodotto regionale stimato da Prometeia è rimasto sui livelli dell'anno precedente, l'attività manifatturiera ha mostrato segnali di ripresa anche grazie al sostegno della domanda estera e anche il turismo ha giocato un ruolo determinante. Il miglioramento prosegue anche quest'anno, è stato detto dai vertici locali della Banca d'Italia nella conferenza stampa che ha fatto da preludio alla presentazione del rapporto annuale ad un'ampia e qualificata platea del mondo economico ed imprenditoriale che si è ritrovata nell'aula magna della Libera Università di Bolzano. La provincia di Bolzano è rimasta sostanzialmente stabile come PIL, prodotto interno lordo nel 2014, però bisogna dire che è l'unica provincia in Italia che ha recuperato totalmente il prodotto interno lordo che c'era prima del 2007. Per quanto riguarda altri dati di sintesi dell'andamento dell'economia, ricordo che i punti di forza sono le esportazioni e il turismo. Il turismo ha avuto una battuta d'arresto soltanto per motivi climatici, però in realtà si posiziona sempre molto bene. I dati della relazione evidenziano in primis che siamo entrati nella fase di ripresa e poi la provincia di Bolzano può vantare performance economiche migliori rispetto al Trentino. Analizzando la regione nel suo insieme, l'andamento del 2014 è stato di una sostanziale stagnazione, comunque un risultato migliore rispetto alla media nazionale che ha invece registrato un calo. Gli andamenti delle due province però anche quest'anno sono stati piuttosto divergenti, con una provincia di Bolzano che è andata meglio in molti settori rispetto alla provincia di Trento. Tra i relatori del convegno, a fare gli onori di casa, anche il rettore della LUB di Bolzano, il professor Walter Lorenz. Anche l'interpretazione accademica del rapporto di Banca d'Italia è senza dubbio positiva. In Alto Adige si è migliorato leggermente, ma questi sono segnali molto importanti per quanto riguarda il performance delle imprese regionali sul mercato internazionale. E anche la tassa di occupazione dei giovani è stata migliorata. Questo è un segnale molto importante per il futuro di questa regione. Da segnalare ancora che, stando alla relazione di Banca d'Italia, nel 2014 è cresciuta la domanda di prestiti per investimenti e i criteri per l'erogazione del credito sono rimasti stabili, con condizioni più vantaggiose rispetto al passato per la clientela meno rischiosa. Ed ora un breve stacco pubblicitario, poi torneremo in studio per parlare di sport. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Specca Alto Adige affettato Senfter. Prosciutto cotto Praga Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere.
In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva, il volley, oltre un centinaio di squadre hanno partecipato alla 26esima edizione del torneo internazionale misto di pallavolo che si è svolto lo scorso weekend a Lana. Una pasta al sugo easy, i biscottini, siamo alla frutta e gli amici del nonno sono solo alcuni dei simpatici nomignoli dei team che hanno preso parte alla 26esima edizione del torneo internazionale misto di pallavolo. L'evento sportivo, che ha visto l'iscrizione di 114 squadre, si è svolto lo scorso fine settimana a Lana. Un torneo avvincente come testimoniato dalla folta presenza di pubblico. Alla fine è salita sul gradino più alto del podio la formazione degli Zingari, squadra composta da giocatori e giocatrici che militano nei campionati di A2 e B1, provenienti da Bolzano e Trento. Onorevole secondo posto per le Trivelle di Tromello 2.0, un team di pallavolisti che giocano in B2, tutti di Pavia. Infine i ragazzi del Timone Olandese si sono classificati al terzo posto. Un torneo che a Lana è diventato un appuntamento estivo da segnarsi sul calendario, a sentire gli addetti ai lavori e non solo. Noi abbiamo qui dei giocatori e delle ragazze che giocano in B2, in B1, in A2, in Germania per esempio, Bundesliga. E naturalmente anche sul livello di tempo libero abbiamo qua un po' di tutto. Quelli che sono migliori giocano in un altro girone e così riusciamo a svolgere il torneo in un modo che tutti sono contenti. Ed ora con il supporto della regia andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Domani fino alle prime ore pomeridiane splenderà il sole, specie in montagna, si svilupperanno poi nubi cumuliformi che nelle ore serali potranno causare isolati fenomeni temporaleschi. Un'occhiata alle temperature minime e massime previste per domani: Bolzano 18-32, Bressanone 14-31, Brunico 14-30, Vipiteno 12-29, Merano 18-32, Silandro 13-28. Clima estivo anche nella giornata di venerdì, il sole splenderà di frequente e i cumuli in cielo saranno per lo più innocui. Per sabato e domenica si prevede alternanza di sole e nuvole, cumuliformi che via via diverranno più voluminose, in aumento anche la probabilità di qualche temporale di calore. Lunedì nessuna variazione di rilievo, specie nella seconda metà della giornata non si escludono alcuni fenomeni temporaleschi. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro